Ciao a tutti amici, sono il Custo e rieccoci di nuovo su Tarkov. Nella scorsa puntata avevamo completato un po' di cosette, ci mancano però ancora tre scav se non sbaglio. Esatto, tre scav su Operation Aquarius, ma direi, dato che abbiamo giocato tanto custom l'altra volta, adesso andiamo su Woods e droppiamo l'ultima acqua e l'ultima Iskra per Jäger, così completiamo anche questa missione. Anzi, portiamoci il Mosin al posto del pompa. Dove stiamo? Ok, abbastanza buono come spam. Come spawn. Fatemi mettere però in full screen. Ok, ci siamo, perfetto. Allora, abbastanza ok come spawn. Potevano spawnare, cioè potevano darci uno spawn migliore. Però andiamo prima qua sopra, così vediamo se droppano qualche catenina d'oro. Me ne servono due in totale. Ne ho già due. Me ne servono due così prendo la chiave del direttore su Customs, dato che mi manca. Ok, ecco, vuoto. Pinza. Qua vuoto. Nada. Nada. Ma invece i cavallini magari no. Niente di niente. Che palle. Vediamo qua le robe. Anche se non cambia nulla. Nuts. Scav in giro. No. Easy. Uscito, 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 uscito. Bro, calmati. Allora, devo allontanarmi per benino. Però mi sa che qua non sono abbastanza lontano. Ok, vediamo. No, non questa. Infatti, sì, sono troppo vicino da qua. Ok, minchia, per fortuna che non mi hai preso con nessuno dei colpi. Che culo. Subito impugniamo il suo pompa e carichiamo il Mosin. E vediamo cosa hai dentro. Gli slug. Che schifo. Qua un po' di cibo. E qua niente. Ah, non ho guardato per la cassa delle granate. E anche l'altra cassa. E vuota anche questa. Andiamo. Qua spawno magari qualche altro scav? Sembrerebbe di no. Maialka. Che palle, neanche qua nessuna collanina d'oro. Però granatina.
Che sbatta! Che sbatta! Bella giocata da parte sua, bella giocata da parte sua. L'ho sentita la granata, non mi sono neanche spostato perché non me l'aspettavo. Niente. Eccomi, sono qua con il mega sniperone. Dove siamo? Dove siamo? Ok, ho capito dove siamo. Ho tolto ovviamente l'ottica perché dobbiamo fare le kill senza ottica. Siamo vicino all'aereo caduto, al ZB-016. O 116. Com'è? 016, penso. E dobbiamo andare dall'altra parte, al 014. Tac. Ci ho messo il Muzzle, quello per gli AKM. E andiamo, vediamo cosa possiamo fare. Non ho neanche voglia di salire qua sopra. Perché non ho voglia di salire qua sopra. Vado dritto all'uscita. Se incontro qualcuno bene, deposito la mia acquetta. Anzi, fammi mettere prima le cure. 4. Ok, deposito l'acquetta e l'iscra. E poi possiamo anche andarcene in giro a cercare scav, cercare player, cercare qualsiasi cosa. Tanto ho spawnato lo scav sniper. Allontaniamoci un po', andiamo dall'altra parte e cerchiamo di cecchinare lo scav sniper. No, da qua non lo vedo. Mi sa che l'ho fatto. Come non l'ho fatto? Non ti credo. Niente, proseguiamo. Spero muoia di una pesantissima heavy bleed. Così ce la dà comunque. Bastardo. Anzi, mi campero un attimo e lo aspetto. Non ci credo. Boh, niente, ce ne andiamo perché se no finisco tutti i colpi, anzi, ricarichiamo. Prendiamo anche il colpo mancante. E andiamo. In teoria, magari adesso tutti quelli che sono spawnati nella zona del bunker se ne saranno andati. Speriamo. Quindi magari non ci distruggono. Tanto andiamo con cautela, anche se sono in mezzo al nulla. Però andiamo pian pianino. Magari passiamo da quella roccia e scrutiamo la strada con il casottino. Non sembra ci sia qualcuno. Ah no, eccolo lì.
Eccolo lì. Mi ha visto. Done. Ok, andiamocene. Abbiamo già attirato abbastanza attenzione su di noi. Andiamo subito e droppiamo queste cose. Ci mancano due scav da più di 40 metri. Ho uno, vediamo se l'abbiamo fatto. No, ce ne mancano ancora due. Ogni tanto controllo perché metti che gli ho dato una light bleed o una heavy bleed e quindi sta sanguinando come un porco. Quindi per sicurezza ogni tanto controllo. Tanto non è che cambia molto. Appena ne faccio un altro, se me l'ha già contato, mi la dà la missione già compiuta, quindi un po' di lavoro inutile. Ho 7 colpi adesso nell'arma. Ho 8. No, mi sembra 8. Vediamo. Ne avevo 9, ne ho sparati. Ok, chi se ne frega. Ne ho 7 o 8, però non cambia molto. Dai, Gecko. Dimmi che non c'è nessuno. Per favore. Ok. Piazziamo. Di solito vengo qua, non c'è nessuno. Quando devo ammazzare gli scav, non mi spawna nessuno. Quando devo fare qualcosa tipo piantare qualcosa del genere o sto magari lootando, mi circondano gli scav, scendono sotto, iniziano a sparare. Sono pazzi questi scav. Ah, SMB. Questo è LPS. Ok. Ok. Magari dopo faccio la giocata. Tolgo l'arma, la metto nella cesta e così ricarico al massimo. Dai, manca poco. Ok, a posto. Un'arma. Easy. Allora, impugniamola subito. E facciamo la giocata di cui vi stavo parlando. Cazzo, non ci sta la giocata di cui vi stavo... Ah no, però posso fare così. Tac. Allora. Uno, due. 2, 3, perfetto. Ok, tu cosa sei? Meno della metà, PS. Batteria e Apollo, il figlio delle pelle. Anzi, impugniamo la K quando usciamo. Ok. Vediamo, ha spawnato qualcuno? Oh, sì che ha spawnato qualcuno. Signor Scav, dove è andato? No, sono troppo scoperto di qua.
Sei andato alla roccia o alla casa? Dove cazzo sei, signor Scav? No, non ha senso. Disperso. No, 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 corri, 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 corri. Teniamoci ancora un pochino, giusto per sicurezza. Perfetto. Me l'ha contato. Mi ha contato pure quello sulla roccia. Probabilmente io avevo fatto la light bleed. Easy. Ok, dove dobbiamo uscire? Perfetto, dobbiamo uscire qua anche. Andiamo a lootare quello scavo, ce ne possiamo andare. Cos'hai, signor Scav? Tanto riprendiamo questi. Mangiamo. Sai che c'è? Ci prendiamo il caricatore con i PS. E ci prendiamo la pompa. Andiamo. Perché il pompa è più versatile. Non dobbiamo tenerci caricatori, non dobbiamo tenerci minchiate varie. Però per la K è un po' più complesso tutto l'ambaradan. Quindi preferisco prendo il pompa, poi magari mi faccio qualche raid easy. Tanto carichiamolo per sicurezza. Perfetto, due missioni, easy peasy. Eccoli qua, complete, complete. Easy. Allora, rieccoci a casetta. Finita la missione, le missioni per Jäger. Completiamole entrambe. Zack e Zack. Allora, prima di accettare le altre, andiamo a prendere anche qua. Ah no, sono un coglione. Mi sono dimenticato di completare la missione giornaliera che avevo completato, perché sono passate ormai un bel po' di orette, perché si era buggato il gioco, non mi facevo uscire dal game. Niente, allora. Brutta roba. Ok. Bene. Niente, perso un punto di esperienza con Ragman. Chi se ne frega, possiamo rifarlo. Andiamo a accettare le altre missioni. Allora, questa disidratazione, Delicious Sausage, finalmente te la posso dare. Queste qua non so quando riuscirò a completarle, perché prima ogni volta che entravo su Streets of Tarkov mi crashava il gioco. Non lo so, magari ci riproverò, vedremo. Farò dei tentativi. Poi accettiamo le altre. Qua, scav con pistole o shotgun. Bene. Meccaniche invece, cosa vuoi? Find and transfer. Ok, due Marlboro e due Winston. Ok, direi di ritornare su Customs perché ho da fare delle missioni particolari. Bella lì, operazione scav. Spawn peggiore non poteva darci. Perché se succede come l'altra volta, cioè come una delle altre volte, non troviamo nessuno scav e non ci spawna niente. Però, prima facciamo un loot un po' veloce, vediamo cosa troviamo e poi andiamo nei posti calienti. Madonna, quante volte devi fare il rumore? Mettiamo tutto qua dentro, visto che ne abbiamo lo spazio. Ho deciso di prendere di nuovo il Grizzly, perché spazio da 4, usiamolo. Se solo avessi un figlio, lo chiamerei Emilio.
Peccato che sia da 3 e non sia il CMS base. Questo mi serviva? Sì, mi serve, è l'ultimo. Ne avevo 4, me ne serve. Cioè, ne avevo 3, mi serve il quarto. Appunto questo. Buono. Valgono un bel po' queste cose. SMB, ottimo. Vediamo quanti colpi ha dentro. Match FMJ, 3 colpi in totale. Va bene, va bene. Niente. Un bel drill. Anzi, sai che c'è? Questo calcio del Mosin, prendiamolo, potrebbe servirmi. USP. Quanti? Scusami, 400? Ah no, 40. L'ho flashato per un secondo, mi stavo chiedendo come cazzo fai a unire 400 colpi di SP. 204. Non so se mi serve, la prendo per sicurezza. Colpi buoni. Questa però mi piace di più. No, prendiamo anche questo per l'esperienza e ci riprendiamo questo. A posto, a posto, a posto. Andiamo di là. Vediamo che l'altra macchina e le due duffel. Cioè, non le due duffel, la duffel e il cadavere. Open parts. Ottimo. Grazie mille, Scav, per aver fatto rumore. So di averti fatto male. Infatti, ti ho preso anche qua. Scusami, che armatura tieni? Ok. Madonna, ha l'armatura livello 4, ma gliel'ho tipo azzerata. Vediamo di preciso. Ah no, 14 su 40. Sto anche finendo i colpi per il pompa. Spero di trovare uno scappo in pompa. Wow, USM. Qua Bleach. Vediamo qua dentro. CPU, buono. Più che buono, ottimo direi. Mi servirà più tardi per varie missioni. Mangiamo gli sprats. Ok. Niente, possiamo andare alla ricerca di scavi.
Lì la porta è aperta. Qualcuno è passato. Preferisco andarmene subito. Andiamo per di qua. Oh, la paga? Ah no, è un robetto. Andiamo. Attraversiamo dall'altra parte. Vediamo se ci sono scav al Rua Frodlock. Tanto non vedo o sento niente di particolare. Di là c'è un graffito o c'è del sangue? Ah no, era il graffito. Wow. Ok. Oh cavolo. Se sono pieno. Quanto peso? 50. Porco. Madonna, se peso adesso. Comunque devo ricordarmi di andare per le gambe. Perché anche prima sono andato sullo scav, ma ho mirato dritto al petto, infatti gli ho fatto un sacco di danno all'armatura anziché a lui. Ok, ZB. Ti dico, buttiamo un po' di roba. Buttiamo questo. Questo, questo, questo. Ok. La pistola, il coltello. Ok. Sono più contento ora. Peso anche di meno. Ho visto movimento. Ok. Avrei preferito farlo di pompa, però non volevo avvicinarmi. Avanziamo. Ma intanto c'è un player morto. Hanno lottato completamente. Ah. Colpi. Buono.
Andiamo per strada. Oh, cazzo. Peso troppo, devo buttare qualcosa. Quanto pesa tu? Pesa un sacco. No, tengo tutto. Non sacrifico niente. Farò un po' di pausa in più, però non sacrifico niente. Dato che sono anche a corto di soldi. No, però non ce la faccio così. Via il repair kit. Non ne vale la pena. Ok. Ok, Operation Aquarius completato. Tanto anche quello lì aveva un pompa. Che cazzo sei? Perché sei di là? Perché sei di qua? Ok. Allora, tu hai il TOS. Pensavo mi servisse ancora, invece l'avevo completata tipo un sacco di tempo fa sta missione. Trovi il TOS e nient'altro. Oh cazzo, tu sei sopra però. Se ti metti quella mitragliatrice mi distruggi. Не, блядь, жри, сука! Сука, ёбнули нашего! То и СКПС. Профаму così, prendo il tuo. Ok. No, 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 no. Dai, ma perché non... Cioè, se io clicco per sparare, tu devi smetterla di ricaricare, Dio. Ritornate a casa, ho una notizia importante. Siamo arrivati al livello 15, questo vuol dire flea market. Oh yeah. Finalmente possiamo fare un sacco di cose molto gustose.
Allora, per esempio, compro un attimo tutte le cose per l'hideout e poi ci ritroviamo. Ho comprato un po' di cosette, ora costruiamo il lavatorio, perfetto. Il water collector, perfetto. E il riscaldamento, a posto. Ora intanto loro si costruiranno da soli. L'altra cosa che volevo comprare è il martello, vediamo quanto costa. 80k, me lo compro. Non ho tempo. Non ho tempo di andare a cercarlo perché non lo trovo mai e non ho voglia. Quindi a questo punto investiamo un po' di soldi. Minchia, ne abbiamo solo 43 rimasti adesso. Va bene. E abbiamo sbloccato anche un altro po' di missioni. Only Business, dobbiamo arrivare a livello 2, cioè livello 2 con Ragman, quindi livello 17 in totale. E, ok, qua Smuggler's Boat. Invece per Jäger, finalmente le missioni settimanali. E dobbiamo dargli 12 batterie AA, ne ho solo una, quindi per adesso la tengo. In una settimana ce la faccio sicuramente. Quanti punti mi dà? Non mi dà nessun punto. 12 batterie per nessun punto. Fedeltà. Bastardo. Che stronzo. Che stronzo. Intanto, completata la missione Aquarius. A posto, dacci tutto quello che è nostro. Soldi, buono. E abbiamo sbloccato qualcosa. Ah, le vende da due. Ottimo. Proviamo a fare un altro giro su Customs. Dobbiamo uscire da Smuggler's Boat. Se riusciamo, se è aperta e se è disponibile per noi. E poi andiamo a fare magari un giro su Woods e facciamo una missione per Jäger. Della disidratazione. Ma magari facciamola anche qua. Facciamola anche qua la disidratazione. Ci mettiamo davanti all'uscita per 5 minuti e poi riprendiamo. Spero di non spawnare proprio davanti alla Smuggler's Boat, perché sarebbe davvero un problema. Ok, perfetto. Andiamo dritti. Andiamo dritti di là. Non vado neanche a lootare. Anzi, vediamo qua se c'è la chiavetta. Se c'è la chiavetta è tanta roba, però. Non c'è nessuna chiavetta. Nemmeno di qua. Ok, proseguiamo. Dobbiamo farci uno scav con i pompa. Non so se riusciremo qua a farlo. Perché la strada che facciamo non è tanto battuta dagli scav. L'unico punto in cui potremmo incontrarli è magari nell'intersezione, lì dove c'è tipo il negozietto, il tabaccaio. Anzi, potrei uscire anche con la macchina. Però no, la missione per Smuggler's Boat. Cioè, se Smuggler's Boat è chiusa, vediamo la macchina. Però andiamo ovviamente a cercare qualche scavo prima. Dai, un po' di fiato, un po' di cardio. Ero anche venuto per mangiare. Mi sono dimenticato però. Vediamo, c'è qualcuno? Non sembra. È una smuggler aperta? Sì, aperta. Allora, quello che farò adesso è aspettare per tanto tempo qua. Aspetto qua e poi esco tutto qui. Allora, in questo momento sono andato un attimo in esplorazione. Mi sono dimenticato di riattivare il microfono, quindi sto facendo un attimo un voiceover. Ma non penso di voiceoverare tutto quanto. Faccio solo questo pezzetto e chi si è visto si è visto. Praticamente sono andato un attimo all'esplorazione, ho trovato questi scav e mi sono detto, boh, facciamoli. Cosa abbiamo da perdere? E niente, tutto qui.
No, sono davvero un deficiente. Ho appena fatto tutta quell'azione con gli scav, ma mi sono dimenticato che avevo spento il microfono. E niente, alla fine ho deciso. Mi sono fatto la vasellina, aspetto qua così facciamo i 5 minuti di disidratazione e poi ritorniamo. Che demente che sono. Missione completata, ora possiamo bere il nostro pineapple. Ok, metabolismo al 10 anche, perfetto. E usciamo dalla Smuggler's Boat. Non perdiamo altro tempo. Non continuo a curarmi perché non ha senso. Usciamo, easy, mi curo con i soldi. E perché no? Ok, mi stavo preoccupando, mi stavo chiedendo perché non vuoi uscire. E niente, ero solamente un po' più lontanino. Che idiota comunque. Ho fatto tutta quell'azione contro gli scav, li ho uccisi tutti e non ho registrato l'audio, sono proprio un babbo. Allora, come prima cosa, Jäger, completato questa, perfetto. Ora dobbiamo uccidere Scav con l'effetto Pain. Ok, Skier invece, l'eliminazione degli Scav con i pompa, completato. E Ragman, dovevo uscire da Customs, completata. Prendiamo tutto quello che ci regalano questi nostri amici. Magari off camera venderò un po' di roba che non mi serve, magari qua queste stronzatine, un po' di cibo che di cui non ho bisogno e così non vi faccio perdere tempo durante le giocate, così libero un po' di spazio, libero un po' dell'inventario e poi ci rivediamo alla prossima puntata. Se siete arrivati fino a qua, se vi è piaciuto l'episodio, molto probabilmente vi piacerà anche quello al centro dello schermo.